Erano felici Fatma e Said per la nascita del loro terzogenito, Giacinto. Una gioia che, dopo soli 20 giorni, si è trasformata in tragedia. Giacinto non si sentiva bene. Dopo una prima visita dalla pediatra di famiglia, hanno deciso di accompagnarlo al pronto soccorso del Maria Vittoria. Da qui, dopo una visita, come dicono i genitori, superficiale, il bambino è stato dimesso per una banale rinite. Il 2 febbraio Giacinto è morto. Ora i genitori chiedono giustizia. Si sono rivolti all'avvocato Pellegrin e il sostituto procuratore della Repubblica Alessandro Aghemo ha aperto un fascicolo per il reato di omicidio colposo a carico di ignoti. Said, voi avete portato Giacinto al Maria Vittoria perché non stava bene? Sì, c'è un po' di tosse, si vede che il bambino non sta bene. Si vede che il bambino non sta bene. Un po' di tosse, catarro, non si va. Sperare un po' bene. Prima ha portato al pediatra, sua pediatra, sì. Quella mi ha detto, mi ha scritto un po' di gocce e mi ha detto se lui peggiora portatelo subito al pronto soccorso. Da quanto non stava bene? La stessa notte. L'avete portato al pronto soccorso? Al pronto soccorso, sì. E al pronto soccorso cosa vi hanno detto? Cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Ha preso il bambino, fatto nudo prima e dopo fatto un po' di analisi, 15 minuti così. Tutto passato 15 minuti, scritto una medicina del deve mettere l'aerosol dentro l'aerosol. E dopo, prima di andare, bambino, si vede che mia moglie piangeva avanti questa dottoressa, piangeva, per favore, se vedi, no, tu stai si preoccupi troppo, tu sei una mamma, preoccupi, non ti preoccupare che non c'è niente, non devi preoccupare neanche nel briciolo, questa è la sua parola. E così, va bene, siamo fidati di lei. Quella notte lì, taxi, subito alla farmacia, ha preso quello che già scritto la dottoressa, l'abbiamo preso, mia moglie è arrivata a casa. Ho detto il bambino sta un po' dormendo, ho detto aspettiamo fino alla mattina e facciamo questa l'aerosol. La mattina è svegliato, facciamo l'aerosol. Quando facciamo l'aerosol diventa blu il bambino. Sapevamo che magari quella medicina che fa questa magari sta guarendo, non siamo medicina, magari sta guarendo. E così togliamo, dopo le 7 lo facciamo, dopo rimane blu, dopo... anche la mattina dopo mi ha detto 40, già scritto 48 ore dopo venite fra, ma non è neanche passata 48 ore la mattina del 2 mia moglie sta dormendo, lui centro di noi sentito un due, te lo sai i bambini come fanno, e invece da lui era perso i sensi. Subito chiamato 118, mi hanno detto metti tuo figlio sul tavolo e fai il massaggio 30 volte, lo faccio. Loro col telefono parlano con me, il telefono. 12 minuti sono arrivati, loro sono l'hanno portato al Maria Vittoria. Non rimasti qua per farlo, rianimarlo e dopo non so che ho parlato con sua collega, l'hanno portato subito lì. Voi adesso chiedete giustizia? Sì, solo giustizia, solo quelle. Basta che fare l'analisi per il bambino, non è di... Il bambino piangendo avanti a questa dottoressa per farlo, no, non capisci niente questa. Non capisci niente di dottoressa, non lo so. Non capisci niente. Se lo capisci, se capisci il malato... dottoressa che ha visitato sì, la prima volta. Sì. La dottoressa. Se lei lo sapesse, già deve fare il suo lavoro, ma un PS per fare, se lei fa questo magari è un bambino ancora vivo adesso. Voi avete altri due bambini? Sì, ce l'abbiamo due.
Uno bambino che ce la vive 10 anni adesso a scuola, fa terza alimentare e una bimba di 6 anni. Adesso non va all'asilo perché sta male, perché sempre sveglia la notte e dice, sveglia così, mio fratello piange. Perché hai visto tutto. Quanto ho messo sul tavolo, quanto cercato. Ho capito tutto. Ma ancora non capisco, quanto è andato non capisce. Lo dico, qualche volta mi chiedi dove è mio fratello, lo dico, al cielo, sta aspettando, fra un po' arriva. Così dimentica un po', così passa un po' di tempo. Cosa devo dirlo? Niente da dire. Da quanto sei in Italia? Da 23 anni. Sono arrivato da 17 anni. Ce l'ho 40 anni adesso. Non si rassegnano papà Said, mamma Fatma. Quella dottoressa era troppo apprensiva. Mamma Fatma ha capito subito che c'era qualcosa che non andava. Non si attaccava al seno Giacinto. E una mamma queste cose le capisce. Sì, è peggiorato. E quindi ho deciso di portarlo direttamente perché dava pochi sensi. Non riusciva a respirare, è andato un po' di svenuto. Il pediatra quando l'ha vista? Il pediatra suo l'ho visto il 30 di mattina. Poi alla sera si tenne. Poi la sera è peggiorato il bambino e l'ho portato direttamente in ospedale a Maria Vittoria. Con Maria Vittoria cosa hanno detto? Niente, dice, sì, l'hanno visitato così, non era una visita approfondita. C'era solo un po' d'aria, un po' di freddo, così i neonati a quest'età è normale che succeda così. Sì, ma mi ha dimesso con l'aerosol da farle lavaggi nasali e basta. Dice, sì, le viene la febbre, riportatelo. Poverino, lui non ha avuto tempo di... È successo tutto così veloce che non ho avuto tempo di tornare di nuovo. Non ci sono più lacrime per questi giovani genitori. Ora dovranno tirarsi su. Non hanno avuto neanche un aiuto psicologico. Si fanno forza per i loro due piccoli. Uno di 10 e l'altra di 6, che ha visto il fratellino morire davanti ai suoi occhi.